storie. Braccata per 3 anni da uno stalker, accompagnata da amici e parenti all'università oppure in chiesa. È stata la vita di Santa Scorese, uccisa a 23 anni in provincia di Bari. Per il suo percorso di vita, per le testimonianze che ha lasciato scritte nel suo diario, per un martirio paragonato in qualche modo a quello di Maria Goretti, Santa Scorese è diventata serva di Dio ed è in corso per lei il processo di beatificazione. Abbiamo incontrato la sorella Rosa Maria, vittima collaterale del femminicidio di Santa. Vediamo. Che indossasse un abito rosso. L'abito che aveva indossato all'ultimo esame all'università 15 giorni prima, perché per me era il simbolo proprio della passione con cui aveva vissuto tutto della sua vita, fin anche della forza che aveva messo quando denunciava e quando scriveva il suo nome e cognome su quei documenti che poi in realtà non l'hanno portata alla salvezza, ma sono diciamo un forte sprone anche per le istituzioni che hanno guardato a lei, ma per tante donne che in lei trovano il coraggio di agire. Anche Rosa Maria, al funerale della sorella, indossava qualcosa di rosso, una mantella, il loro colore preferito, molto prima che diventasse il simbolo della violenza contro le donne. Così come in anticipo sulla sensibilità collettiva, Santa Scorese aveva capito l'importanza della denuncia. Era il 1991, quando non esistevano i braccialetti elettronici e il reato di stalking. Non l'avremmo mai potuto immaginare, nonostante sapessimo e non avevamo sottovalutato mai che lui potesse essere dappertutto, ed era dappertutto, nel sottoscala dell'università, nell'ascensore, negli studi medici, in chiesa, al mercato, nel supermercato, dappertutto. Palo del Colle è la sera del 15 marzo, Santa ha 23 anni ed ha appena suonato al citofono di casa. Il padre, poliziotto in servizio al tribunale di Bari, si affaccia, si precipita giù, ferma quell'uomo che si accanisce sulla figlia, ma le aveva già inferto 14 coltellate. Lei ha detto soltanto mamma. E poi mio marito e mio zio l'hanno accompagnata velocemente, quello non era ancora il tempo del 118, così, al policlinico di Bari, dove hanno tentato disperatamente di salvarla con un intervento. Hanno lavorato per diverse ore in quella notte e ha avuto parole di perdono, questo sì, per il suo assassino, almeno questo è testimoniato da chi c'era e ha chiesto del suo padre spirituale, che però non hanno fatto entrare ovviamente in sala operatoria, e poi alle 3 quella notte Santa è andata via. La chiamavano in famiglia la Vispa Teresa per la sua energia, la sua voglia di fare e di combattere per la giustizia. Erano gli anni in cui in Puglia sbarcavano i primi albanesi. Stava anche compiendo un cammino di discernimento e aveva vissuto anche delle storie come tutte le ragazze e tutti i ragazzi, insomma, della sua età, però si era resa conto del miracolo di un amore più alto e più grande. Cosa cerco? L'amicizia, l'amore degli altri. Ho la tua amicizia, il tuo amore. Io non ho ancora capito che scegliere te significa non appartenermi più e vivere la gioia, il dolore, la solitudine in te, Gesù. Annotava tutto nei suoi diari, finiti tra le carte dell'inchiesta diocesana che si è conclusa proclamandola serva di Dio. Per lei, che evidentemente aveva il destino scolpito nel nome, è in corso il processo di beatificazione. Per la sua testimonianza di fede, per l'intero percorso compiuto fino alla morte, la vita della giovane è paragonata al martirio di Maria Goretti, è finita nei libri, in teatro, nel cinema, nel docufilm di Alessandro Piva, premiato alla Festa del Cinema di Roma nel 2019, prodotto da Fondazione Con il Sud e Apulia Film Commission, si intitola Santa Subito. È in corso il processo di beatificazione, perché dovrebbe diventare santa? Allora, intanto perché lo chiedono tanti giovani da tanto tempo, anche il suo ultimo messaggio al suo padre spirituale, e che quindi i ragazzi conoscevano, dopo aver ricevuto un biglietto, uno dei tanti biglietti farneticanti del suo persecutore, era: sappi, Don Tino, che qualunque cosa mi succeda io ho scelto Dio. Di fronte a questa affermazione
I giovani pensano che sarebbe bello poterla avere come modello di vita, come compagna di strada. Essenzialmente questo, la santità di oggi è una santità dell'attraversare la strada, dell'accompagnarsi. Io penso che sia appunto una delle giovani della porta accanto, una che vorremmo per amica. Ecco, una santità che sia l'amicizia, no? Lo sguardo di chi magari un po' più grande ti consiglia anche. E quindi consideriamo anche che il Vangelo di quel giorno, mi piace dirla questa cosa, del giorno della morte di Santa, era quello del chicco di grano, che se cade nel terreno buono porta molto frutto. E allora potrebbe essere questo, il fatto di poter essere contagiosa. Lui non è mai stato in carcere, ricoverato in strutture psichiatriche, ha continuato ad inviare lettere e messaggi ai familiari di Santa, vittime collaterali. Io credo che Giuseppe Di Mauro sia l'ultimo anello di una catena di omissioni da parte dello Stato. Nel suo modo, nel suo mondo particolare, bisognava che fosse aiutato anche lui perché non commettesse il reato che poi ha commesso.